ti dirò che negli anni 90 in Vastrona si parlava di più di 300 aziende. Adesso siamo mal contate una trentina. Dico, non è carino da dire, però diciamo che la crisi in un certo senso ha fatto un po' di, tra virgolette, pulizia. Non c'è più un rinnovo generazionale. Diciamo che io sono un po' l'artista, quando c'è, perché non c'è artigiano che non sia un po' anche creativo. Buongiorno, io mi chiamo Peretti Norris, faccio parte della ditta Frappi in Legno, che appunto significa fratelli Peretti, perché oltre a me ci sono anche altri due fratelli, Ezio e Sandro, e ci troviamo a Forno, in Vastrona, in provincia di Verbania, una vallettina dell'Alto Piemonte, facciamo articoli casalinghi in legno. È Sandro che amministra, Ezio che sì che lavora al tornio, io che faccio un po' da jolly. E niente, ognuno ha il suo ruolo. Ti ripeto, ogni tanto abbiamo discussioni e tutto quanto. E il mio motto è questo: riusciamo ad andare d'accordo perché litighiamo un pochettino tutti i giorni, cioè discutiamo un pochettino tutti i giorni, e quindi a fine serata si arriva sempre comunque ad un accordo. La maggior parte dei tronchi arrivano dalla Svizzera, ma anche tanta roba locale. E il fatto di non doverci più affidare ad altre segherie del fondovalle e poi avere il problema del trasporto. Beh, il consiglio che posso dare è che è una macchina efficientissima. A noi nel nostro campo ci ha veramente cambiato, non dico la vita, ma quasi. Anche perché sono ragazzi che non è che uno lavora solo il tornio o l'altro amministra, c'è bisogno di fare, non so, per dire il muratore, fanno il muratore, c'è bisogno di fare l'imbianchino, fanno anche l'imbianchino. Per dirti, riescono a adattarsi a tutto, e se abbiamo un'azienda così è soprattutto merito loro. Perché penso che oltre al rapporto qualità-prezzo ci sia proprio anche la sicurezza di acquistare qualcosa di naturale e di sano. Perché abbiamo visto che tanti articoli di importazione non possono dire altrettanto. Sia per il tipo di legno, sia per il tipo di laccatura che c'è sopra. Insomma, sono tutti articoli che vanno a contatto con gli alimenti, col cibo, con la roba che dobbiamo mangiare. E sono prodotti anche articoli fatti con legni sani, naturali, quindi faggio, ciliegio, lacero, quindi tutti legni non esotici che potrebbero rilasciare chissà quali sostanze, ma bensì legni nazionali. Perché non dimentichiamo che il legno è vivo, resta sempre comunque vivo, anche dopo innumerevoli lavorazioni, soprattutto il ciliegio è un legno che noi diciamo si muove sempre. Allora, diciamo che tanti clienti sono ancora a gente che si serviva dal papà, e poi più che altro internet ci ha dato proprio internet è una finestra sul mondo veramente, e poi il passaparola.
Diciamo che da quando è cominciato il papà a arrivare ai tempi nostri, quando abbiamo poi rilevato noi l'azienda, è cambiato tantissimo. Proprio dirti la data giusta non riuscirei, perché siamo nati che il papà e la mamma facevano già sto mestiere, quindi in pratica siamo nati e cresciuti in mezzo a questo tipo di lavoro. Quindi non saprei dirti con esattezza, proprio che ho cominciato a lavorare nell'azienda dopo le scuole dell'obbligo. Poi sono un tipo molto creativo, tu mi dai un paio di nastri e una colla a caldo, ti faccio quello che vuoi. Dai, ma credo che questa sia una cosa un po' innata.